Salve a tutti amici e amiche di TrueGamers.it, qui è il vostro Max. Sto per iniziare il playthrough di StarCraft 2 Legacy of the Void, l'ultimo capitolo di questa... non ho nemmeno parole per descriverla, pazzesca, incredibile, maestosa, no, non so, non lo so, grandissima saga comunque. Non so, sono abbastanza emozionato, quindi non so che altro dire se non partiamo. Lo sciame ha devastato il nostro pianeta. Ha fatto di noi un popolo di profughi. E tuttavia non è riuscito a scalfire la nostra unità. Perché noi siamo vincolati dal Kala, la sacra unione di ogni nostro pensiero ed emozione. Conquistiamo il nostro pianeta e con esso il nostro retaggio. Cosa dire? Cosa dire di fronte a cotanta epicità? Niente. Niente. Pazzesco. Avevo già visto quel video, eh? L'avevo già visto prima dell'uscita del gioco, ma è comunque qualcosa di pazzesco. Vabbè. Comunque, un terribile male incombe sulla galassia. Il dio oscuro Amon è tornato. Le profezie di Zeratul hanno spinto Kerrigan e il suo sciame a imbarcarsi in una missione volta a distruggere le forze ibride di Amon, con la speranza di arrestare l'oblio imminente. Senza più la minaccia della regina Zerg, il gerarca dei Protoss, Artanis, ha radunato un'imponente flotta che ha lasciato Shakuras, pianeta dei Templari Oscuri, con l'intenzione di riconquistare il pianeta perduto di Aiur e reinstaurare la gloria del suo popolo. Ok. Si riconquista Aiur. Dopo così tanto tempo, tornare ad Aiur. Madonna.
Quanti ricordi? StarCraft 1. Ah. Dai, sbrigati, barra di caricamento, sbrigati. Non costringermi a tagliare il video già da qui, su. Mi sa invece che lo taglierò proprio. Ok, qui taglio, eh. Ci troviamo finalmente alle soglie del nostro destino. Giacché quest'oggi otterremo la gloria che ci spetta. Oggi riprenderemo ciò che abbiamo perduto e riconquisteremo il nostro pianeta. E che la luce del Kala possa guidarci. La flotta d'invasione è pronta. Attendiamo solo il vostro ordine, gerarca. Dovete fermare subito questa invasione. Zeratul! Templari! Arrestate quel traditore! No! Lasciatelo parlare. La guerra finale è giunta. Amon l'Oscuro ha fatto ritorno. Non possiamo fidarci di questo eretico. Questa invasione ci distoglie dalla vera battaglia che si profila. La furia di Amon travolgerà l'intera galassia. Ricordate che fu la sua interferenza a causare la rovina di Ayur. E porto ancora su di me il peso di quel fardello. Artanis, ho trovato il modo di resistere all'oscurità imminente. Tu devi credermi. Abbiamo dei lunghi trascorsi, noi due, Zeratul. Ma in troppi si sono sacrificati nella speranza di veder sopraggiungere questo momento. Esecutore! Date il via all'invasione! Conquista di Ayur è in corso. Ci stiamo preparando ad assediare la rete dimensionale presso Kerrisan. Ben fatto, Selendis. Quando i tunnel dimensionali saranno liberi dall'infestazione, le nostre forze colpiranno all'unisono la superficie di Ayur. I Templari attendono i vostri ordini, gerarca. Ok. Gelido è il vuoto. Guerrieri, Ayur vi attende. Avanzate e riconquistatelo! Sarà fatto. Anche se ho idea che il tuo non ascoltare Zeratul ci porterà dei problemi. Let's go! Dei colossi. Sto inviando dei colossi perché subiscano le vostre forze. Fatene buon uso, Artanis. Molto bene. Ok. Come desiderate. Io vi dirò. Cos'è quello? Vabbè, io lo distruggo. Ci muoviamo non visti.
Molto avveduto. Il Dregan. È tipo un verme Nidius quello. Ci muoviamo. Distruggete qualsiasi cosa. Miei templari. Oh, ci sono ancora delle strutture Protoss che funzionano su Ayur. Incredibile. Aspetta, andiamo indietro. C'è una colonia Zerg vicino ai nostri guerrieri. Se possibile dovremo distruggerla. Ok. Ora ci proviamo. Io vedrò. Spaccate tutto! Wow! Ben fatto, miei guerrieri. Torniamo alla conquista del tunnel dimensionale. Non lasciatene in vita neanche uno! Sarà come desiderate. Molto, comandatemi. Ok. Siamo le lame di Ayur. Sono la voce dell'eclissi. Con luce da bocca. Dirò per ora ci muoviamo non visti. Sarà come desiderio. Inizia dei conti. Rinforzi? Sarà come desidera. Sa di no, Che fine ha fatto quella nave? Si è schiantata da qualche parte. Selendis, il tunnel è nostro. Trasferite i rinforzi. Come desiderate. Oh. Due tunnel dimensionali restano in mano agli Zerg. Preparatevi, fratelli. Andiamo a cogliere la vittoria. Siamo uniti. Ora si ragiona già un po' di più. Sono la voce dell'Eclipse. Comandatemi. Per la resa di... Avete bisogno del mio talento. Ci muoviamo non visti. Verso l'alto. Ok. Dietro gli Stalker e via. Intrigante. Artanis, ci sono altri Banneling. Distruggerli infliggerebbe un duro colpo agli Zerg. Occhio, occhio, occhio. Quello mi sa che sono riuscito a distruggerlo. Andatemi. Ottimo. Sono il cuore di mia vita. Io ti dirò. Alveare. Guerrieri, annientatelo. Colpiamo all'unisono. Ora lo spacchiamo, Artanis. Molto avveduto. Questa colonia è caduta. Proseguite, fratelli. Il Dregan. Okay. Sono la voce degli Eclissi. Sarà come desiderate. Veracu. Molto avverso. Oh, dei fratelli in difficoltà, via! Ci muoviamo non visti. Gerarca, vi siamo grati dell'aiuto. Permetteteci di unirci a voi in battaglia. Unisciti. Unisciti. Per ora. Oh.
Che schifo. Sarà come peccato che non posso distruggerlo. Ok, dietro. Oh, oh, oh. Madonna. Un sorpresone Zerg. E avanti. Ce ne sono parecchi qua. Ottimo lavoro. Andiamo a distruggere qua la colonia. Ulla, tanti. Ci sono anche delle ultralisca. Tiriamoli così. Kara, guidi le nostre lame. Morite. Quella non mi è scappata. Un'altra colonia mandata in rovina. Ne resta soltanto una, i miei guerrieri. Ok. Veracu, comandate. Grazie degli ulteriori rinforzi. Ci muoviamo. Avanti. Non visti. Intrigante. Per la resa dei conti. Oh oh. Molto avveduto. Il secondo tunnel dimensionale si sta attivando in questo istante. Segnale della matrice psionica confermato. Rinforzi in arrivo sulla vostra posizione. Sono il cuore della tenebra. Molto bene. Sarà come desiderate. No, da questa parte. Per la resa dei conti. Veracu. Intrigante. Ci muoviamo. Sotto qua. È meglio. Wow, 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 quanti. Questa genia si muove con criterio. Aspetta, me li spaccano, altrimenti si stocca. Agire non rispecchia quello degli zeri selvaggi. Dici il vero, Zeratul. All'attacco! Visibile li guida. Dobbiamo stare in guardia. Fateli venire avanti, fateli venire avanti. Molto avveduto. Io vi dirò. L'ultimo alveare è caduto. E questa sia la prima di molte vittorie. Ayur risorgerà. Comandatemi. Ok. Io vi dirò. Ci stiamo avvicinando all'ultimo. Tunnel dimensionale. Quindi è bene prepararsi. Ci muoviamo, non visti. Yeah. Oh, oh, oh. Inidius. Il tunnel si trova davanti a noi. Colpite gli Zerg senza pietà. Peccate Inidius. Ottimo. Realizzate i conti.
Ok. Io obbedirò. Oh, oh, oh. Dei rinforzi. No! Degli ibridi. Il vostro destino è segnato. Ba. Intrigante. Porca vacca. Impossibile. Ibridi su Ayur. Sono loro a guidare gli Zerg. Questo non me l'aspettavo. Hanno preso il controllo degli Zerg. Gli Zerg su Ayur. Garrigan non sarà contenta. Ok. Era un Baneling quello. Ok. Con dei Baneling. Oh, 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 indietro, indietro, indietro. Sono rimasto senza zeloti. Però è fatta. Ok. I tunnel dimensionali sono al sicuro. Le nostre navi si muovono per spostare lo scontro sulla superficie. Mi affido il comando dell'invasione, esecutore. Zeratul, tu e io dobbiamo analizzare meglio gli eventi recenti. Ok. Due imprese fatte. Ah, niente. Questa non ce l'ho fatta a farla. Ok. Che la guerra finale che preannunciavi sia iniziata. Dimmi, amico mio, che cosa hai appreso? Ho assistito alla fine di ogni cosa. Orride legioni di ibridi che distruggevano un pianeta dopo l'altro. Nell'oscurità, a dominarli dall'alto, una forma indistinta. Amon. Eppure hai parlato di un modo per opporsi a lui. Quella visione fu benevola, come se un'antica voce chiamasse da lontano. La stele ancestrale vi condurrà alla speranza. Stele ancestrale? Vidi un lampo di luce che rivelava l'artefatto Xel'Naga sul pianeta Terran di Coral. È quella la stele ancestrale della visione. Le profezie parlano di Xel'Naga contrapposti ad Amon. Alla fine dei tempi. Ritengo che questa stele ancestrale ci condurrà da loro. Ho sempre avuto fiducia in te, Zeratul, ma il peso del comando è davvero opprimente. Talvolta dubito di essere stato davvero pronto per sopportarlo. I tuoi dubbi sono infondati, giovane Artanis. Devi accettare ciò che sei diventato. Se vuoi essere il condottiero di cui abbiamo bisogno. Andrai da James Raynor su Coral e riceverai questa stele ancestrale. Io predisporrò le forze per la guerra imminente. Al tuo ritorno, i Templari saranno pronti. Entaro Tassadar, amico mio. Entaro Artanis, fratello.